in compagnia del professor Palma, che in questi eventi, in questi salotti giuridici letterari, cura la parte, diciamo, spesso estetica, un po' onesteta, però si è anche inoltrato in considerazioni di tipo storico in questa presentazione, come potete poi seguire tutti quanti. Oggi è la ricorrenza esattamente dei 90 anni dei Patti Lateranensi, un qualcosa che ha avuto una certa importanza nell'Italia post Prima Guerra Mondiale. I Patti Lateranensi del 1929 hanno senza dubbio avuto anche una funzione importante, hanno riconciliato Stato e Chiesa in Italia, hanno consentito un progressivo inserimento dei cattolici nella politica. Dall'altro però la logica concordataria, cioè la logica per la quale Chiesa e Stato, come se fossero due Stati, convengono un trattato internazionale, per molti del mondo cattolico già all'epoca e tanto più oggi, può presentare aspetti di una qualche problematicità, perché il rapporto tra cattolici e Stato è semplicemente il rapporto di cittadini che hanno una fede e professano i valori, senza la necessità di creare sovrastrutture internazionali o forme di garanzia che vadano oltre il diritto fondamentale sancito nella nostra Costituzione della libertà di fede e di religione. Questo è il problema complesso dei concordati. Oggi negli stati contemporanei democratici i diritti fondamentali, tra cui il diritto alla fede religiosa, è garantito come per tutti i cittadini, qualsiasi fede professi. Ci spiega bene perché il libro che c'è stata la presentazione, in cui abbiamo seguito la presentazione, non è un libro sulla memoria, come ha detto lei, è un approccio sbagliato considerarlo un libro che riguarda la memoria. È un libro sulla memoria, ma sulla memoria individuale, sulle vicende personali di questi ragazzi, di questi giovani travolti dai grandi eventi e che però hanno vissuto, hanno sofferto, hanno perso la vita. E questa è la vera testimonianza che un uomo può dare, e cioè la testimonianza della sofferenza. La sofferenza, la malattia e la morte meritano un ricordo in quanto valori della persona, non in quanto parte di una memoria collettiva per la quale, diciamo la verità, c'è sempre una componente retorica. Grazie.